Ciao a tutti e bentornati su Geo Channel. Come promesso, primo vlog dal cammino di Santiago. Sono in cammino da stamattina alle 6:15 e sono partito da Logroño, che si trova in questa provincia autonoma, semi-autonoma, che si chiama La Rioja, dove è pieno di vigneti. E infatti questa città è famosa per il vino e ieri sera in effetti ne abbiamo assaggiato un po' ed è veramente buono. Come vedete ci sono vigneti ovunque. E niente, come primo vlog volevo raccontarvi un po' della settimana passata e mi ero appuntato ieri un po' di cose da raccontarvi, che naturalmente adesso non ho sotto mano, quindi sicuramente mi dimenticherò qualcosa. In ogni caso mi era venuta in mente l'idea di, se qualcuno ha qualche domanda, qualche curiosità eccetera, di scriverla sotto come commento a questo video, oppure su Instagram nei post che faccio giornalmente, e così io posso rispondervi la prossima volta nel prossimo vlog settimanale. Adesso non devo perdermi, scusate, ma devo capire dove andare. Ok, destra. E in modo tale da rispondere poi a tutte le vostre eventuali curiosità concrete, astratte, eccetera, eccetera, sul cammino. Allora, di cosa parliamo oggi? Parliamo, per cominciare direi, di come funziona una giornata lungo il cammino di Santiago. Allora, di solito si fa o via ostello, io vi parlerò di, ovviamente, del cammino fatto a piedi, poi lo si può fare anche in bici o in altre maniere. Mi piacerebbe per esempio fare almeno una tappa a cavallo, vediamo se riesco a farlo. Comunque, andando a piedi, o si va in ostello, che quest'anno è l'opzione assolutamente più gettonata, oppure in periodo pre-Covid e probabilmente post-Covid si può fare anche con la tenda. Parliamo degli ostelli. Bisogna lasciarli tra le 6 e le 8 di solito, sono regole generali ma ci sono sempre le eccezioni. Quindi ci si deve svegliare molto presto. Alcuni fanno servizio colazione, altri no. Quindi può capitare di svegliarsi e non poter fare colazione, a meno che non si abbia comprato qualcosa il giorno precedente. E quindi bisogna camminare fino al paese successivo o nella stessa città in cui si è, sperando che ci sia un bar aperto. Dopodiché si cammina, si fa tappa per... le tappe sono tra i 20 e i 35 km di norma, a seconda delle giornate, con difficoltà diverse. Si va da tappe in piano a tappe in collina. La prima che ho fatto, quella sui Pirenei, era ovviamente una tappa di montagna. E si arriva verso mezzogiorno, verso ora di pranzo spagnola, quindi le 2, le 3, a volte capita di arrivare anche prima, nel luogo di destinazione della tappa, a meno che non si facciano più tappe contemporaneamente, dopo parliamo anche di quello. Si pranza, di solito, perché si arriva sfatti, affamati, si pranza, e poi si fanno la doccia, si fa il bucato, utilizzando o i lavabi classici, oppure ci sono dei servizi di lavatrici, asciugatrici, eccetera, che di solito ci si smezza, perché la roba da lavare è poca, si lava il pantaloncino, la mutanda, la maglietta che si utilizza, e poi ci si rilassa, ci si riposa, si va al bar a bersi una birra, una Coca-Cola, e poi la sera si cena, di solito si cena con i ragazzi che si sono conosciuti in quella tappa, oppure col gruppo che ci si porta dietro, e entro le 10 la maggior parte degli ostelli chiude, a meno che non ci siano dei codici per aprire la porta, eccetera, per cui bisogna tornare poi in ostello. E si va a letto tra le 10 e le 11 generalmente, io no perché faccio una fatica bestia, e quindi vado a letto tra le 11 e mezzanotte di solito, e poi via di nuovo il giorno successivo, sveglia 5 e mezza, 6, 6 e mezza, eccetera, e si riparte. Questa è la vita del pellegrino lungo il cammino di Santiago che va per ostelli. Questione Covid e gente quest'anno. In effetti c'è pochissima gente, quindi in realtà è una figata, perché si hanno grandi spazi a disposizione,
che se penso all'anno scorso o quello che sarà probabilmente l'anno prossimo, quando è addirittura un anno particolare per San Giacomo e quindi ci sarà, se non ci sarà il Covid, un sacco di gente che percorrerà il cammino, dicevo che quest'anno, al contrario che questi altri anni in cui probabilmente si muore di claustrofobia in questi posti, perché saranno pieni di gente, strada, ok? Quest'anno invece si hanno grandi spazi, i letti a castello sono dedicati a un'unica persona e le camerate spesso e volentieri non vengono assolutamente riempite completamente, i letti sono stati spostati in modo tale da mantenere le distanze, gli zaini vanno, come si dice, igienizzati all'arrivo in ostello, le scarpe vanno lasciate in un apposito posto così come i bastoncini, eccetera eccetera eccetera. Diciamo che sono molto attenti e all'interno dell'ostello va tenuta tendenzialmente la mascherina, e questa è la questione Covid. In giro lungo il cammino non va assolutamente tenuta la mascherina perché è ritenuta attività sportiva come tale, quando si passa attraverso i paesini e le città invece è bene metterla, anche se fino a tarda sera per ora paesini e città sono abbastanza deserte. Anzi, in alcuni paesi, come accade anche in Italia d'estate, è raro trovare posti aperti. Ci sono anche molti ostelli chiusi, in effetti, per cui è bene, più o meno sapendo quale destinazione si vuole raggiungere il giorno successivo, prenotare, che sia con Booking, con applicazioni dedicate, con telefonando, con WhatsApp, ci sono tantissimi modi diversi, cercare di prenotare l'ostello dove si arriva in modo tale da avere un letto sicuro e comodo. Gli ostelli municipali costano poco, diciamo massimo 10 euro, tra i 6 e i 10 euro, ovviamente il servizio è minimo, anche se l'acqua calda e il wifi, che sono le due cose più importanti, ci sono sempre. Però il consiglio è fare un po' di municipali e un po' volersi bene. Io per esempio credo che stasera addirittura mi prenderò un incredibile regalo a me stesso, una stanza singola, in modo tale da magari farmi bene la barba eccetera, perché piano piano si diventa degli Neanderthal sostanzialmente. Questione amicizie, gente eccetera, ci sono dei gruppetti che partono ma sono rari, sono più le persone che partono da sole e poi ci si conosce lungo il cammino. Contate che la maggior parte delle persone fa tappa normale, tappa predisposta, insomma. Quindi sono grupponi che poi ognuno cammina col suo passo, ma che poi si riraggruppano tutti arrivati poi a destinazione. Chi invece si mangia un po' le tappe o rimane indietro, si aggrega poi ai gruppi precedenti o successivi. È un po' quello che mi è successo, e adesso vi parlo anche degli acciacchi fisici, è un po' quello che mi è successo scalando marcia e facendo la seconda e la terza tappa sostanzialmente unite. Dopo Saint Jean, arrivato a Roncisvalle, ho deciso, anzi in realtà non era nei piani, ma poi da Roncisvalle a Pamplona sarebbero due tappe, io praticamente le ho fatte insieme per causa di forza maggiore, nel senso che alla Rasoana, non mi ricordo come si chiama il paese, non c'era posto. Poi ho scoperto che c'era un ostello fuori città, ma pazienza, e quindi mi sono trovato costretto a fare due tappe. La qualcosa mi ha portato ad abbandonare sostanzialmente il gruppo di ragazzi e ragazze, signori e signore, che avevo conosciuto inizialmente, e a conoscerne un altro. L'unica persona che mi sono portato dietro, che è venuta con me perché ha fatto la stessa medesima cosa e si è acciaccato in realtà in questo momento più di me, è Pietro, quel ragazzo con cui ho passato la giornata a Bayonne e con cui sono arrivato a Saint Jean, che avevo nominato in una storia Instagram. A proposito di Instagram, se c'è qualcuno di voi, se ci fosse qualcuno tra voi che non mi segue su Instagram e voleste seguirmi passo passo sul cammino di Santiago, mi trovate su Instagram come alessandro.beloli. Lì pubblico giornalmente le fotografie migliori della tappa e appunto ogni tanto delle storie divertenti rispetto al cammino.
E vi dicevo, l'unica persona che è rimasta con me del primo gruppo è questo Pietro, di Reggio Emilia, però abita a Milano, e purtroppo gli è venuta la tendinite alla caviglia destra, che sta cercando di curarsi, ma comunque sta proseguendo, andando piano. Vediamo se regge, speriamo. E per quanto mi riguarda, invece, la doppia tappa, associata poi alle tappe successive, che non sono state semplicissime, mi ha causato un po' di problemi al ginocchio destro, soprattutto in discesa. Quando si è bambini, si arriva alla discesa, si corre come dei matti, si è felicissimi. Adesso è tipo, oh no, la discesa. Esatto. E un po' al ginocchio destro. E vedete, la stessa cosa che sta succedendo a quella ragazza lì, che adesso poi vi presento, anzi vi presento poi tutto il gruppo con cui sto viaggiando oggi. Sono spagnoli, anzi catalani, e però due ragazze parlano anche un po' di italiano perché hanno vissuto un po' in Italia. E adesso dopo ve li presento, perché li sto raggiungendo. Mi guardano incuriositi, non capiscono cosa sto facendo. E quindi vi dicevo, ginocchio destro, soprattutto in discesa, rischia di cedere, e poi vesciche. Per curare le vesciche ci sono due modi. Diciamo che lungo il cammino la maggior parte delle persone si buca la vescica con un ago, facendo passare un filo imbevuto di betadine, oppure tutt'al più di saliva, e si fa passare da parte a parte, il filo si lascia dentro in modo tale che la vescica rimanga aperta, si riempie la vescica di betadine, quindi di disinfettante, e in modo tale che non faccia infezione e la vescica non dà più fastidio. Io non ho fatto così, l'ho semplicemente aperta, ci ho buttato dentro il betadine, per ora sta funzionando. E invece per il ginocchio, e sempre anche per le vesciche, ho beccato due o tre tappe fa una Decathlon, o un Decathlon, non so come si dice, e ho comprato un po' di roba. Ho fatto 50 euro di spesa, bastoncini, che mi aiutano tantissimo a tenere il ritmo, a scaricare il peso, soprattutto in discesa. Poi mi sono preso un altro paio di scarpe, peraltro il miglior prezzo tecnico, 12 euro, eppure le ho già provate due giorni e vanno alla grande, perché quelle che indosso della Nike, si stanno un pochino sfasciando perché sono vecchiotte, e quindi in previsione del fatto che possano rompersi dovevo prenderne un altro paio, svezzarlo in modo tale poi da poter sostituire quello che sto indossando. E un'altra borraccia, perché spesso e volentieri ero arrivato in carenza di acqua, e quindi adesso ho un litro e passa d'acqua da portarmi dietro, anche se per ora non mi è servito, quindi è solo peso che mi sto portando addosso. E cos'altro? Questo zainetto qua blu, non avevo questo zainetto, ne avevo un altro più morbido, ma sballottava troppo. E poi in farmacia ho preso del Voltadol per il ginocchio, un antinfiammatorio per bocca e il betadine per le vesciche. Un'altra cosa simpatica è che si trovano lungo il cammino tanti frutti, se si è in carenza di acqua, da poter mangiare. Casualmente, passando e dicendo questa cosa, anzi mi è venuto in mente proprio per questo, in realtà siamo vicini a un'autostrada in questo momento. Susine, e niente, salutate il vecchio col trattore. Ok, abbiamo salutato anche l'anziano spagnolo contadino. Dicevo, si trova anche tanta frutta. More soprattutto, more si potrebbero fare ettolitri o ettogrammi, chili e chili di marmellata. E poi appunto susine, fichi, tanta roba che ti serve per darti zuccheri, acqua e energia. E una cosa molto buona è sempre mantenersi idratati e anche alimentati, un po' per volta, un po' per volta, un po' per volta, lungo il cammino, perché essendo le distanze molto lunghe è meglio in teoria proseguire, andare, eccetera, magari rallentare, come fanno un po' i ciclisti anche quando fanno le tappe lunghe, e idratarsi e alimentarsi, piuttosto che farsi il pranzo potentissimo se non si è ancora arrivati, e poi ripartire, perché ovviamente rimane sullo stomaco e si fa una fatica bestia. E basta, sto prendendo tanti appunti per scrivere il libro, che è impossibile da scrivere qua perché i tempi non lo permettono,
non c'è tempo neanche di concentrarsi, eccetera, anche perché arrivati nei posti nuovi, negli ostelli nuovi, si conoscono sempre nuove persone, per cui si chiacchiera, ovviamente non si sta in stanzina a scrivere, però sto prendendo tanti appunti vocali e scritti in modo tale da poi da recuperare una volta tornato a casa. E boh, secondo me se ci lavoro bene, poi ci sarà tutta la cosa burocratica, tutte le cose burocratiche di marketing eccetera. Per novembre prossimo 2021, ci vuole circa un anno per scrivere bene un libro, editarlo, preparare i materiali di marketing eccetera, anche se magari questa volta trovo una casa editrice, chi lo sa, che ci pensa lei, però i guadagni sono molto inferiori. Ci vuole circa un anno, ripeto, per poi pubblicare un libro, e quindi direi che per il prossimo Natale potrei farcela. Sto girando anche in realtà poi alla fine i video delle canzoni, della canzone che volevo scrivere, che volevo registrare. E basta, adesso direi che accelero un attimo, almeno vi presento due ragazze, una delle quali parla un po' di italiano, e basta. Allora, vediamo se le raggiungo. Il nome di ustedes? Ana. Hola, Lidia. Lidia. Los otros dos están... sì, vabbè, adesso parlo spagnolo. Gli altri due sono avanti. Come si chiamano loro? Joel e Inma. Joel e? Inma. Inma. E niente, detto questo, vi saluto e ci vediamo settimana prossima.